L'entusiasmo contagioso dei bambini, il talento e la sensibilità di due grandi artisti, la forza dell'amicizia e la potenza della solidarietà sono questi gli ingredienti che hanno portato alla nascita del progetto Meravigliosa, il brano di Bungaro scritto e interpretato con Marco Pacassoni e i bambini della primaria Fabio Tombari di Bellocchi di Fano. Una straordinaria collaborazione intrapresa grazie al Paese dei Balocchi che ha visto il cantautore indossare la fascia da sindaco nell'edizione 2021. I piccoli alunni avevano avuto modo di conoscere l'artista attraverso il suo brano Guardastelle, che avevano cantato insieme a Bungaro in occasione di un concerto alla Rocca Malatestiana. Poi, dopo una promessa fatta ai bambini da uomo di parola, il cantautore ha onorato il suo impegno ed è tornato, ma non solo, hanno composto insieme il testo di una canzone che nel pomeriggio dello stesso giorno Bungaro ha musicato insieme a Pacassoni. Ne è uscito un brano delicato e potente allo stesso tempo, una canzone meravigliosa, proprio come il titolo scelto per quest'opera. Voglio gridare al mondo. Che i bambini siano liberi nella pace di questa notte meravigliosa. Ne sono seguiti un concerto all'Arena BCC, la produzione e la registrazione del brano in uno studio a Pesaro e la successiva vendita del CD. I promotori dell'iniziativa, l'Associazione Il Paese dei Balocchi e l'Associazione Tra le Note, hanno però pensato che questo brano dovesse avere come fine ultimo quello di andare in soccorso delle popolazioni colpite dall'alluvione. E così è stato. Infatti, sabato scorso è avvenuta la consegna ufficiale dei proventi, pari a 12.500 euro. La metà dell'importo è stata donata alla Caritas di Senigallia, mentre la parte restante a un centro per l'infanzia per l'acquisto di un gioco da installare nel giardino. Abbiamo consegnato la raccolta dei fondi a questo asilo, asilo Allegra Brigata di Senigallia, che era andato sott'acqua, e anche la Caritas per l'acquisto di computer per le famiglie che lo stesso avevano avuto dei danni dall'alluvione. Quindi, insomma, penso che sia la chiusura di questo bellissimo progetto, e la solidarietà è stata l'oggetto che ci ha portato dall'inizio ad oggi. L'amore è un seme, ossigeno e calore. Un brano che fa vibrare l'anima di tutti quanti, così è stato definito. Sì, fa vibrare l'anima di questi bambini poi alla fine, perché sono loro i protagonisti, sono le loro parole che io ho cercato di prendere, ho chiesto a loro cos'era l'amore, cos'era la paura, e ho preso le cose più significative e poi le abbiamo portato in studio, le abbiamo cantato, hanno cantato loro, i protagonisti, insieme a me, e a un certo punto sono proprio loro alla fine che dicono: ho paura di questo, ho paura di quell'altro, e c'è questa paura che è una paura di speranza. E sicuramente abbiamo iniziato a mettere questa goccia nel mare e ci siamo riusciti. Credo che sia importante avere un occhio di riguardo al futuro, perché il futuro è l'infanzia, i bambini, sono loro che cresceranno e dovranno portare, come dico io, un sole costante nel cuore dell'essere umano. Tra l'altro so che anche tu, Marco, sei particolarmente affezionato all'Associazione del Paese dei Balocchi, quindi hai abbracciato questo progetto con un interesse, insomma, di cuore. Beh sì, la ritengo una o forse la più grande manifestazione che abbiamo a Fano, e non solo, perché è comunque un patrimonio di tutta la regione e di tutta Italia, secondo me, perché dà spazio a iniziative su bambini, ma fa riflettere tantissimo anche i grandi. So che ci sono anche dei progetti futuri, oggi insomma ti abbiamo strappato delle promesse, quindi che cosa succederà? Sicuramente inventeremo, come fanno i bambini, con la fantasia, cose nuove per esserci sempre, esserci soprattutto con il cuore e con l'anima. Siamo contenti di questo grande dono, ha poi commentato Monica Saia, presidente della cooperativa 3F e coordinatrice dell'Allegra Brigata. I bambini, ha aggiunto, avranno la possibilità di riprendere confidenza con gli spazi educativi all'aria aperta. La scuola ospita 35 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 5 anni, un progetto innovativo, quello del Centro per l'Infanzia, che punta sulla continuità educativa dei più piccoli. La nostra struttura ha questa particolarità di avere questo giardino che è condominiale, e quindi vorremmo realizzare un progetto che tenga bene a cuore sia i bisogni dei bambini ma anche quello delle persone che vivono all'interno di questo stabile insieme a noi, e quindi di avere uno spazio che risponda alle necessità di benessere di tutti, grandi e piccoli insieme. Voglio gridare al mondo,
Io voglio gridare al mondo che i bambini siano liberi.